da noi, questo è chiaro. Comunque il problema tecnico che volevo porre è questo. Volevo fare da lei, dottoressa, se il compost creato, diciamo, il materiale per il compost creato da Tricerba, che secondo me è assolutamente quello anche da eliminare, ma non ho più il tempo di discuterlo. Diciamo, pone due questioni importanti. Una che è quella che mi ha illustrato il costruttore, io vengo dalla provincia di Viterbo, Montecimini, e sono amico di Marcello Bellagioma che costruisce le macchine Fagma, sì, per raccoglitrici. E Marcello mi diceva che, siccome a Carabina, al paese mio dove sono nato, c'è stato un umbifragio, ha detto che quell'umbifragio è derivato anche dal fatto, dall'uso del riceva che lui costruisce, intendiamo, cioè, lui lo costruisce e lo vende. Ha detto però io ho cambiato metodo adesso, perché mentre prima polverizzavo l'erba, cercavo di polverizzarla, adesso non più, cerco di fare dei segmenti di uovo. Esatto, per evitare, perché la polvere polverizzata, il corpo, diciamo l'erba polverizzata, va nei pori del terreno, in particolare della felce, che creano dei fori che fanno respirare i capillari, perché mettiamoci in testa, dobbiamo sapere, Fiorentino, l'opera che sta facendo Fiorentina è l'opera adesso numero uno in Italia scientificamente. Voi avete qui il numero uno dello studioso scientifico e pratico della castagnoli, perché quello che dice lui è vero. Allora praticamente, per esempio l'esempio della felce, no? Ma non è solo la felce, tutta l'erba con le radici permette di respirare alle radici, ma soprattutto ai capillari, perché il castagno, la pianta è più di lui, ha le radici che funzionano tramite i capillari. Allora il capillare deve essere rispettato, rispettando il sottoposto, non bruciando, perché bruciando non si fa nulla, si rovinano solamente i capillari e si uccidono gli ematomi. E non vado oltre perché le conseguenze sono enormi. Allora, Marcello dice questo, quindi, che bisogna evitare la polverizzazione dell'erba perché ottura questi pori, come se noi fossero otturati se ci riempissimo di vernice, di placca verniciata, la pelle e i capelli eccetera, e soprattutto lo porto io perché me lo sono elaborato da solo, Fiorentino già ne aveva fatto cenno, noi abbiamo i nematodi che sono fondamentali nella lotta alla cimitia, al balanino, a tutte le infestanti, va bene, a tutti gli insetti infestanti del castagneto e non solo del castagneto. La rovina è venuta da Tricerba perché noi abbiamo i nematodi che sono l'antagonista numero uno di questi insetti infestanti, delle loro larve eccetera, che a 23 gradi muoiono. Allora nel terreno lì d'estate, il mese di luglio, i nematodi muoiono. Io quando ero ragazzino le dico solamente questo, e mia madre quando andava a Remonì, alla Carabinese, i castagneti per tagliare l'erba cascavano le prime castagne. Allora adesso qui mi dice, ah, ma io ho 10 ettari, 20 ettari, come faccio a Remonì, diciamo il 29 di settembre? Noi, le castagne cascano prima di ottobre, poi è diverso il discorso, va adattato ad ogni situazione, lo so ragazzi, ma cioè se comprano più trattori, cioè, il discorso è che bisogna togliere l'erba e il sottobosco non solo per i motivi che diceva Fiorentino degli insetti, la coccinella, le micorrize e tutto il resto, no? Ma solamente ad esempio per i nematodi, noi dobbiamo togliere l'erba, falciare l'erba, togliamo di mezzo il trince erba perché ammazza le piantagioni, come sta la volta. Io quando ero dirigente della rete delle operazioni di provincia di Viterbo, settore agricoltura, e il dottor Fusari dimostra i verosi illuminati della scienza, sostenevano la presatura, io non capivo niente. E dicevo, ma mi sa che a me sta storia non funziona. Oh, quelli erano convinti, il dottor Fusari era come Bertini, l'assomigliavano alla pipa, no? Era uno scienziato considerato. Va bene? Oh, la presa è stata dichiarata dannosa. Il tricepe è il figlio della presa. Bisogna tironare alla falciatrice, ragazzi! Mettiamocelo in testa, falciare, falciare di sonno, e falciare quando la temperatura, quando il sole,
non riesce a mandare la temperatura al suolo oltre i 23 gradi. Questo è un dato scientifico, ragazzi. Poi, se noi vogliamo dire, e allora è questo, allora è quell'altro, e io non ci riesco, quell'altro, dobbiamo decidere. Cioè, noi vogliamo in eterno la castagnicoltura o vogliamo solamente la castagnicoltura solo per noi, e ai figli non ce ne frega niente, scusate, voglio essere volgare, ma dei figli non ce ne frega niente. Allora, se dei figli non ce ne frega niente, usiamo il trincerra e facciamo quello che ci pare. Però, se noi abbiamo rispetto dei figli che abbiamo messo al mondo senza il loro consenso, perché nessuno di noi ha chiesto ai figli se volevano nascere, l'abbiamo costretti a nascere per i nostri gusti, ragazzi, mettiamocelo bene in testa, allora abbiamo doppia responsabilità verso queste creature, gli dobbiamo lasciare la natura così come la natura è, allora siamo noi che ci dobbiamo adattare alla natura e non la natura a noi. Scusate la replica, ma insomma mi scusi dottoressa. Io vedo che siete cominciare a tornare a lavorare, poi non può lavorare più nessuno. Perdonatemi. Ma c'è, ma la castagnicoltura sui cittadini per noi è una data male di impiegato. L'impiegato, io l'ho il sabato, la domenica mattina, aspetta. Dopo va a fare, scusate, questo è il mio zitto. Vanno giù, oh, sul castagnetto non c'è più manco un filo d'erba. Il mio medico personale, che piace molto, mi dicevo, mi disse il giornaggio, dice io sono andato in campagna stamattina. E ho visto tutto quello che c'era, era il mese di luglio, il mese di giugno, quanta volta fa qualche fumo, ma quanta è brutta, che deserto, che cosa. Dice, sai cosa, le cose brutte non possono portare il vento. Allora volevo dire questo, che è molto importante, no, io frequento spesso la Valle del Fucino per lavoro, sono costretto, pagano lì 80 euro al giorno, fa, tutto la marchetta, siamo in aspetta, pagano 80 euro al giorno per lavorare nel Fucino e sono costretti a prendere immigrati dai paesi del Pakistan, India, perché i ragazzi lì non vogliono andare a guadagnarsi 80 euro al giorno, perché stiamo facendo una società di generali, fanti non ce ne sono più. Quindi bisogna tornare a lavorare, per me un bandero al giorno è una somma importante. Forse non lo so, siamo tutti benestanti, perché se i nostri figli non lavorano più e stanno al bar e non si affondano un bandero al giorno, vuol dire che abbiamo fatto una società di ricchi. A questo punto non accetto più i discorsi mercato, marketing, bisogna tornare alla cultura del lavoro. Il lavoro non vive l'uomo. Crescete e moltiplicatevi, questo è il nostro credo, perché il nostro Signore ci ha detto crescete e moltiplicatevi. Quindi no, però prima di nascere i figli bisogna dare permesso, ragazzi, dei figli. Non possiamo far nascere i figli per andare a sparare all'armi, all'altri figli. Ma a lavorare sì. Ci vuole la pace, ragazzi. Ci vuole la pace e il rispetto. Prima di un ragazzo di farlo nascere, di creare le condizioni per la pace. A lavorare sì. Comunque adesso io parlo da consumatore e mi raccoglio. E a lavorare il tuo posto te lo voglio. Bisogna tornare, per me bisogna tornare a mangiare poco e buono, bisogna tornare a mangiare poco e buono. Ho visto, sperimentato che quando gli alimenti costano poco, ne compro tanti e ne butto altrettanto tanti. E invece quando compro un prodotto buono e costa, sto attento nemmeno un chicco di pasta, appunto, e mi sono reso conto che spendo di meno. Ecco la risposta del marketing, la risposta del prodotto buono. E qui accolgo gli amici di Porto Ferruccio. Dottore Creo, e do la parola alla signora Maria Rosaria Marinello che ci parla, ci dà i saluti, ma dei primi minuti? Quanti? 5 minuti? 5 minuti, no, 5 minuti e 10, no, 10 la 5 se c'è 5, ma scusate, la cosa più importante del marketing della salute di Venezia. Quale è il di più? Se sto qui, signora, usate in piedi. Lo stesso? Sì. Cosa di più? Preferisco l'imbarazzo stare lì, non dobbiamo inventare niente. Per tutto grazie a Fiorentino che ci ha invitati a questo incontro stamattina, noi siamo particolarmente interessati a tutto ciò che riguarda il rapporto con la terra. Perché sono molto d'accordo con il signore che mi ha preceduto.
noi dobbiamo cercare anche di cambiare proprio la mentalità. La mentalità che non debba soltanto essere di tipo economico, non debba neanche soltanto essere riferita alla prossima generazione. Il problema è che noi dobbiamo incominciare a capire quanto male abbiamo fatto alla terra e come possiamo recuperarlo in un rapporto molto equilibrato tra terra, quindi ambiente nella sua totalità, e salute, quindi salute della persona, ma salute prima di tutto della terra e dell'ambiente. Questi sono temi che praticamente ci stanno sempre più a cuore, e comunque molte più persone cominciano a fare riflessioni su questo, perché c'è uno stretto collegamento anche rispetto a tutte le malattie emergenti, c'è uno stretto collegamento tra cibo e salute. E quindi noi abbiamo costituito già da 5 anni fa, chiaramente io non darò soluzioni per il marketing, ve lo dico subito, non siamo in grado, però vi raccontiamo la nostra esperienza velocemente. Abbiamo costituito un'associazione della filiera corta più di 5 anni fa, che poi si è formalizzata 5 anni fa, costituita da consumatori e produttori. Perché? Perché per il tutto è la consapevolezza quella che ci deve far muovere nel mondo, la consapevolezza di recuperare tutta una serie di valori e di pratiche che sono state abbandonate a favore poi del profitto, di un'economia che incalza sempre di più a livello di profitto ma dimentica l'elemento umano, l'elemento ambientale. Quindi questo è stato uno dei maggiori presupposti che ci ha fatto mettere insieme consumatori e produttori, e soprattutto anche nasce da un problema di creare la relazione di fiducia del consumatore nei confronti del produttore che produce in maniera sana. Preferisco evitare anche il termine biologico, perché biologico, il termine biologico, quello sì è un marchio, perché in effetti sappiamo che il biologico può dire tutto e non può dire niente. Anzi, dobbiamo fare un altro convegno sul biologico. Sì, ma perché ci sarebbero molte cose interessanti da far uscire. No, allora, non c'è problema. Noi pensiamo che l'associazione che in questo momento noi dobbiamo parlare di produzione agroecologica sostenibile, quindi una produzione sana e naturale che vada anche molto nel senso delle cose che diceva Valentino. Noi tra l'altro come associazione abbiamo molto a cuore anche il discorso della formazione. L'anno scorso, più di un anno, quasi un anno e mezzo fa, abbiamo promosso insieme ad altri, e questo poi da qui vorrei fare anche un invito a tutti, a partecipare a questa formazione sull'agroecologia, promossa da un ONG che si chiama Reafal, che vive in Italia, lavora in Italia e ha delle forti relazioni con esperienze di agroecologia in America Latina, dove veramente i contadini si stanno sottraendo dalla schiavitù della chimica, perché la chimica costa, non solo costa 3 volte, costa alla tasca, costa alla terra e costa alla salute. Quindi è un costo che poi si moltiplica con una velocità talmente elevata che produce soltanto danni all'atmosfera, danni al terreno, danni alla salute umana. E quindi questa esperienza ci ha appassionato molto. Noi abbiamo cercato anche come associazione di sostenere economicamente la partecipazione a questo corso di agroecologia tenuta da un agronomo che si chiama Cairo Restrepo Rivera, che è colombiano e lavora con i contadini del Messico, della Colombia, del Venezuela, con dei risultati che stanno dando una vera e propria rivoluzione. Allora, per ritornare ai consumatori, il problema di creare e quindi di mettersi in rete, perché anche questa cosa del mercato, no? Del marketing,
non creiamo, ci sono già in Italia tantissime reti che sono reti partecipate di soggetti attivi, che sia di consumatori che di produttori, che in rete tra di loro cercano anche di creare consumi interni alle reti. Allora, perché sempre andarsi a confrontare con i mercati, non so quali sono i mercati della castagna di Roccamonfina, perdonate la mia ignoranza, però non lo so, comunque perché non creare delle reti di economia solidale con le quali mettersi in contatto e dire c'è un prodotto di eccellenza in Campania, in provincia di Caserta, a Roccamonfina, che si chiama castagna, e quindi andiamo ad abbattere rapporti con i gruppi di acquisto solidale, che in Italia ce ne sono tantissimi. Certo, nel sud queste cose stentano ancora per una mentalità, perché noi poi paradossalmente nel sud siamo stati molto più colpiti proprio dalla mentalità del consumo cieco. Cioè, laddove noi vedevamo basse distese di campagna, ora troviamo dei maledetti centri commerciali che praticamente ci propinano prodotti l'aglio che viene dal Cile, piuttosto che il pomodorino che viene dalla Cina, piuttosto che la castagna che viene non so da dove. E allora a questo punto facciamo uno sforzo, guardiamoci un po' intorno, facciamo rete tra squadra. Sì, ma oggi si dice giusto. Fare rete o fare squadra. Fare squadra lo dice chi ama di più il pallone. Io non amo il pallone, dico facciamo rete. E l'uno così. Questo è importante, questo è creare un marketing alternativo, è creare dei mercati alternativi. Noi nel nostro piccolo cerchiamo di farlo, cerchiamo di arrivare, di giungere ai produttori, ai consumatori, di sostenere piccoli produttori, perché di piccoli produttori si tratta, attraverso anche dei momenti mercatali che praticamente in cui ci si scambia non solo il prodotto del singolo produttore, ma anche ci si scambia l'esperienza di avere a che fare direttamente con chi ha prodotto quella mela naturale, no? Ci piace dire stringiamo la mano di chi ci nutre. Io penso che questa è la soluzione è un cambio di sistema. Questo sistema ci ha ucciso. Ora noi, se vogliamo uscire da questo sistema, dobbiamo creare degli altri paradigmi e ci dobbiamo mettere in discussione a partire da noi stessi. Poi non ci sono ricette, c'è la pratica del fare, la pratica del sapere. Io penso che noi cerchiamo di fare questo. Comunque tornare tradizione e identità, questa è l'unica strada. La tradizione è innovazione, dove l'uomo non era spettatore della sua vita, ma era protagonista. Oggi noi siamo spettatori della nostra vita. Ci viene imposto un modello dai tiranni delle multinazionali con il marketing, con tutto, e noi siamo diventati dei poveri oggetti, dei pinocchietti, e non siamo più protagonisti. Riprendere la tradizione e l'identità vuol dire gestire il cambiamento e non subirlo. È sempre stato così. E l'agricoltura è sempre stata la cosa principale della tradizione. Non è possibile che noi qua stiamo a parlare, dobbiamo costringere a dire mangiamo come si è mangiato per 20.000 anni. Non è possibile che io nella campagna Felix devo dire a voi come si fa campagna, è una cosa assurda, è una cosa che in pochissimi, un paio di decenni è stato questo, è una cosa che trova una gravità unica. Poi vogliamo pensare a tutto quello che volete, poi se fate due conti, alla fine stiamo andando all'eutanasia. Per me questo basta. Riprendete tradizione, ci sono tantissimi testi di agricoltura come si faceva una volta, no? Cioè, che voi leggerete e vi renderete conto che stiamo parlando di questo. Non dobbiamo sfruttare i professori universitari per fare quello che abbiamo fatto per 20.000 anni. Io non lo so. La parola alla signora Eleonora Torrepelli, che è una. Anzitutto del calendario che si vuole dire. Perché entro maggio 2018 la Confidia è prevista questa realizzazione di un giardino della flora appenninica e di un orto botanico, quindi noi l'idea è quella di educare i bambini che ormai siamo fatti grandi e quindi organizzarci col precedente scuole e venire proprio come sempre a prendere questa situazione.
Quindi valorizzare un'alimentazione sana a 360 gradi, dalla terra al consumatore, questa è la legge. Perché poi questo esempio qua, molte volte si dicono cose che a me sono scontate, che i ragazzi non sanno, pure come tagliare l'erba, come lasciare un po' di questo po', sono quelle cose che possono sembrare elementari, però non c'è proprio un'educazione. Quindi invece di mandarli a Berlino, io preferisco venire a li voglio mandare a Campi Freddi, almeno vedono come si coltiva e come si vendono tutto. Adesso c'è la signora che è una però io ho un'altra proposta, nel senso che io sono un produttore della zona, un'azienda agricola biologica di produzione di olio, non mi occupo di castagne, ma sono un produttore fondatore dell'associazione Cortocircuito Fregreo da tanti anni. Questo connubio con i consumatori è un'innovazione perché non è più un discorso che può interessare i tecnici, quindi gli agricoltori, è un interesse che adesso è passato in mano ai consumatori. Cerchiamo di capire che tra l'altro il mercato è in mano ai consumatori. Allora, che cosa è successo? Che alcuni piccoli produttori, ma interessante adesso è fare il passo verso invece i grandi produttori, altrimenti ovviamente il discorso non è sostenibile per le grandi produzioni. Hanno trovato mercato perché il consumatore premia le scelte dei produttori in quanto consapevole, però quello che è necessaria è la formazione che diceva Maria Rosaria, formazione di due livelli, il consumatore che diventa consapevole di quello che è stato presentato oggi da Fiorentino, non è solo una formazione per un tecnico che fa agricoltura in generale, ma è formazione di consapevolezza per un consumatore. Questo è stato fatto all'interno dell'associazione perché i consumatori non sapevano distinguere una cosa dall'altra e non comprendevano l'agroindustria, la differenza tra un'agroindustria e un'agroecologia. Quindi diciamo che noi produttori abbiamo passato le informazioni tecniche ai consumatori. Smettiamo di vedere i consumatori sono come quello che va sul mercato e acquista un pacchetto rispetto a un altro. È cambiata proprio la mentalità, deve cambiare. Passiamo invece ai tecnici, anche lì ci sarà bisogno di una formazione, perché molta agricoltura va per tradizione e molta responsabilità ce l'hanno i miei colleghi, cioè gli agronomi che sono stati formati dall'università come formati per l'agroindustria. Quindi in tanti anni hanno fatto loro il danno, quello di vendere e diffondere i fitofarmaci e i prodotti delle multinazionali dei produttori di fitofarmaci. Quindi diciamo c'è una responsabilità da parte di tutti, compresi gli agricoltori. Oggi serve un agricoltore moderno che usa le nuove tecniche, l'ha detto la dottoressa, ma che punta alla sostenibilità. Abbiamo fatto questo corso di formazione che ci è stato finanziato dai consumatori, come vedete il ruolo attivo del consumatore, e che io oggi sto riproponendo coraggiosamente in zona, perché in zona non trovo orecchie che mi ascoltano rispetto a una sostenibilità ambientale necessaria legata alla salute, perché qua il problema non è la crisi economica, il problema è che ci si sta ammalando e si sta morendo di cancro, e ci sono delle prove scientifiche che la responsabilità non è la diossina solamente, ma sono i pesticidi, i diserbanti e i concimi chimici. Oggi abbiamo fatto un convegno con i medici per l'ambiente ISDE ad Acerra, quindi proprio nel gruppo della terra dei fuochi, dove hanno portato dei dati scientifici sull'accumulo del glifosato e dell'erbicida che la maggior parte dei dottori usano nel cordone ombelicale prima della nascita, per dimostrare che c'è un deficit intellettivo dovuto al glifosato e a tutti gli altri pesticidi. Quindi abbiamo un problema con l'agricoltura in generale, quindi non è solo un problema di ambiente e basta, è legato al consumatore, e noi stessi siamo consumatori, l'ha detto il signore prima, abbiamo le famiglie e siamo consumatori. Quindi che voglio dire, e questo connubio, cioè non c'è la distinzione oggi dei produttori e dei consumatori, siamo una società che dobbiamo ricostruire una rete e fare delle scelte. Io sto proponendo questo anche qua in zona, cioè dopo che abbiamo fatto l'esperienza di cortocircuito abbiamo deciso di diffondere queste esperienze in altre zone, abbiamo creato una rete a Caserta,
sto tentando di creare una rete nel Basso Lazio Alto Casertano. Abbiamo una riunione giovedì a Maranola, a Fogna, con i consumatori del Basso Lazio che vogliono incontrare i produttori della zona per creare la stessa rete. Sono qui per provare a invitare produttori e consumatori della zona, quindi senza diciamo, esportare l'esperienza, ma crearla qui in zona con i cittadini dell'Alto Casertano. Ho organizzato lo stesso corso a cui abbiamo partecipato noi finanziati dai consumatori a giugno sulla agricoltura organica rigenerativa, due parole e chiudo, che a mio avviso sono la messa in pratica di quello che è l'esposizione di Fiorentino e il trattato scientifico della dottoressa. La messa in pratica semplice, a portata di tutti e molto economica, perché abbiamo imparato in questo corso il compostaggio in 15 giorni, cioè in 15 giorni utilizzando le risorse che c'è un'azienda, che sono le tarme, terra, paglia, crusca, e in questo corso vedremo come utilizzare le potature degli ulivi e come utilizzare la legna dei castagneti senza bruciarla ma trasformarla in carbone che si ridà al terreno in questo compost. Quindi abbiamo a costo zero, perché vi ho parlato di cose che non si comprano e quindi io ho in azienda. Abbiamo imparato in un metodo molto semplice a ridare al terreno quello che poi si trasforma in fertilità. Abbiamo imparato a farlo anche liquido da darlo fogliare attraverso siero di latte, cenere, zucchero e lieviti e avere un biofertilizzante che si dà le foglie. Qual è l'obiettivo per cui si chiama agricoltura rigenerativa? Quella di rigenerare la fertilità del suolo, rafforzare le piante, perché abbiamo proprio visto con mano che lo sviluppo radicale è notevolmente maggiore di una pianta di pomodoro, per parlare di una cosa semplice, fino a una pianta di ulivo. Le foglie si rafforzano, sono più doppie, aumenta la fotosintesi clorofilliana, per cui aumentano le difese della pianta. La pianta si ammala di meno, devo comprare meno insetticidi, a parte che in questo sistema non li compro perché utilizzo altri metodi per la difesa degli insetti e anche delle piante, ma la pianta si ammala di meno, per esempio attaccata meno da funghi. Ora, semplici, molto metodi, per esempio abbiamo invitato un vostro concittadino che è un ingegnere che ha imparato alla pirolisi e quindi ha imparato a rendere in carbone la legna. Questo carbone lo trituriamo e lo teniamo al terreno. Quindi non sprechiamo attraverso le potature e a bruciare tutto, perché oltre alle foglie in altro, voglio dire, questa è una zona anche di agricoltura, no? Per esempio, bruciamo tutto e perdiamo tutto senza ridare al terreno. Metodi semplici, sono indicati tutti in questi corsi, anche i consumatori, perché se loro non sono consapevoli non fanno le scelte, come abbiamo detto in mercato lo fanno loro. Quindi ora io completo, perché si vuole lasciare una parte al marketing. Marketing, noi siamo, è chiaro che è un lavoro non immediato, però creare un mercato alternativo premia la produzione. Questo in altri momenti che spero che possiamo organizzare, lo possiamo dimostrare con la nostra esperienza. Voi quello che state facendo adesso è tradizione, quelli dell'agroindustria è modernismo. Quindi, questa è tradizione, i contadini così facevano, sperimentavano, facevano nel solco della tradizione, invece quella degli ultimi 20 anni. Che si muove avanti è modernismo, manco modernità, abbiamo modernismo. Poi un'altra cosa, la signora Basso Lazio, Alto Casertano, si stava picciando. Terra di lavoro, questa è terra di lavoro, per 2500 anni è stata terra di lavoro. Quindi dire terra di lavoro, si sa che ci si può stare a Maranola o si può stare a Confine. Terra di lavoro è un consiglio che vi do, perché sennò siamo qui a dire Basso Lazio, Alto Casertano, basta dire altre terre di lavoro. Ci siamo troppo di localizzare, più volte di terra di lavoro, cioè sembra che faccia quasi un recinto, insomma, sta terra di lavoro.
in mezzo a questi discorsi dovrebbero essere ampliati a livello nazionale, mondiale, cioè un altro discorso. Sì, però, questa è una cosa diversa, per dare identità di più. Ma guarda, che poi da qui noi abbiamo messo il mondo come abbiamo sempre fatto. No, ma è un problema pratico, noi parliamo di territorialità, è un problema pratico, la possibilità dei produttori che non hanno tempo di organizzarsi in una rete richiede tempo, tanti minuti, e io se sono vicino faccio 5 minuti di viaggio e mi finisco. Già la signora ha fatto 70 km per venire qua, io ho fatto 70 km per fare gli incontri. E se non è sostenibile, lo facciamo, evidentemente. Forse sei stato un po' distratto sulla questione identità interna di lavoro, perché allora è amministrativo, legislativo, non scherziamo, cioè fare un po'. Da qui partiva laboratorio che andava a servire il mondo. Il Federico II lo chiamò Terra Polis per questo. Poi, se non vogliamo essere basso Lazio, quello o l'altro, facciamo. Sì, prego, signor. Da cittadina e da consumatore, rispetto ai farmaci e in particolare lì. Perché è meno sulle nostre zone, queste invece lo sappiamo, non danno così totale perché le insegne che vengono a spazi non c'erano, ma si trova in subito tanti perché basta guardarsi intorno per la violenza fisica. E ahimè, ancora oggi c'è tanta insegna, ma cioè, noi come possiamo difenderci? Con la cultura che viene fatta a scuola, dalle scuole, dalla scuola, la difesa. Adesso vogliamo comunque ragazzi, i tempi non sono questi, forse scuoliamo di poco, ma siamo stati bravi, abbiamo litigato, abbiamo visto che sono mai importanti a fare. Adesso chiudiamo. Ci sono le cose il PAN, la Comunità Europea d'Italia ha recepito il piano agricolo nazionale, il piano di azione nazionale che prevede multe da 300 a 100.000 euro per chi dà i fitofarmaci devono essere dati in un periodo. Ma noi abbiamo fatto il protocollo dell'agricoltura consapevole, nel senso che i comuni si stanno consorziando con agronomi e sono gli agronomi che adesso dicono, devono dire in base alla legislazione europea, deve dire l'agronomo il giorno in cui si dà il fitofarmaco o chimico o meglio sinergico, perché io ho informazioni anche sui prodotti sinergici che sono sempre un po' chimici ma leggermente sono dei prodotti di brevetto israeliano e olandese che praticamente di materie dannose hanno solamente il 4% di zolfo e il 2% di zinco, quindi a bassissima tossicità. E quindi o si usano i fitofarmaci tradizionali o si usano i prodotti sinergici, che sarebbe meglio, per dire che si deve combattere il bananino, è l'agronomo che ogni mattina deve partire d'accordo con il comune per vedere se, e questo lo deve fare il comune, parte l'agronomo. Praticamente fa il sondaggio, fa il test sulle piante di castagno e vede quando il bananino è pericoloso, perché non sempre è pericoloso, perché ci stanno dei contadini che vanno là, solo lavorano c'è il bananino, non è vero niente. Ci sono dei casi in cui i bananini possono essere anche 26 bananini, tante maschi, tante femmine, poi addirittura qua è selezionata la femmina, bisogna vedere quante uova, cioè non sempre si tratta, perché la presenza degli insetti fisiologici solo superando certi test, allora l'agronomo dice si parte, oggi sono 3 giorni, in questi 3 giorni si tratta con queste concentrazioni, poi dopo il fitofarmaco ormai fra un anno, ma già da adesso è cominciato, ci vuole, il contadino deve fare il corso, deve prendere il tesserino, un patentino, poi tra un anno sarà l'agronomo se non ha, che farà il certificato, cioè lei si preoccupa al farmacista, no? Praticamente i fitofarmaci sono stati qualificati e medici, cioè io non posso andare
dare i venditori di fitofarmaci a dire voglio il carate, voglio questo e voglio quell'altro. No, è lei, dottore agronomo, che mi fa il certificato invece del medico e dell'agronomo, e io vado lì e il rivenditore mi deve dare il fitofarmaco che dice l'agronomo, non che dice il produttore. Grazie. Ma sono orgoglioso di rappresentare i castellani. Oggi siamo i deputati, siamo i pieni deputati, non c'è a dire la verità. Noi abbiamo due grandi problemi, abbiamo il problema di mine e globalizzazione. A parte tutto quello che è il problema della gestione di cui parla Fiorentino ultimamente, perché qui bisogna fare squadra, qui bisogna che le scuole cominciano a educare i nostri figli a conoscere la terra e a sapere quello che succede domani, perché altrimenti il lavoro non ce l'avranno più, avremo tutti morti di tumore, abbiamo tutti gente incapace di saper creare, abbiamo della bassa creatività che mette paura, e siamo la terra di Leonardo da Vinci, siamo la terra dei migliori poeti, dei migliori ingegneri. Quello che noi dobbiamo riscuovere è di trovare l'orgoglio di essere della nostra terra. Io ringrazio, anzi mi chiedo scusa, il presidente dell'associazione che ha avuto il piacere di conoscere e di invitarmi, il sindaco di Rocca Confine e il presidente della comunità montana, che sono stati sempre vicini per votare acqua e Castantoni. Siete l'unica voce politicamente attiva che si avvicina con gli altri, sono molto lontani, molto molto lontani. Perché qui questa storia non possiamo andare avanti accettando la globalizzazione senza regole. Perché quando io mi trovo a fare un prodotto che praticamente è il 70% è di manodopera, che facciamo importare senza regole dalla Cina, un euro al chilogrammo, noi siamo dagli altri. Allora noi abbiamo proposto, e qui con Angelo, con il Ministero delle Politiche Agricole, la formazione di un consorzio di marchio Italia, Castagno Italia, che deve essere a posto su tutti quanti i prodotti che vengono messi in vendita, perché non è tanto il prodotto fresco che tu riesci a vederlo, ma quando le farine praticamente vengono mescolate e lì ci mettono la Cina, l'Italia, l'India, quello che volete, e noi siamo tagliati fuori, siamo ridotti a zero. Cioè, nessun produttore in questo momento riesce a vivere diffusamente per le castagne. Io ringrazio a Dio perché un giro del prodotto castagna, uno di altre cose, ringraziando a Dio. Però se vogliamo essere vicino alla terra, bisogna che la terra abbia reddito, perché senza reddito non si va da nessuna parte. Oggi per mangiare ci vogliono i soldi. Quando sento dire certe cose, diamo 35 euro a chi non fa niente, questo è un imbarazzo. Io posso fare tranquillamente l'accoglienza, ma non per tutta l'anno. Qui bisogna che ci mettiamo in testa, noi non siamo figli di nessuno. Sono 7 anni che lo raccogliamo una mira di prodotto e a noi ci basta. Stiamo mantenendo l'ambiente, stiamo andando in casa a piedi, stiamo andando la possibilità di avere sviluppo, o dobbiamo andare ai nostri figli in Cina, in India, in America, dove dobbiamo andare? Ma siamo proprio cretini, perché siamo cretini e non sappiamo rivalutare quello che abbiamo di buono, è il Made in Italy, e le castagne nostre sono tra i migliori prodotti della casa di cultura, grasso per il testimone. Le cose bisogna sapere valorizzare. E come si fa a rimane? Allora bisogna ancora ai signori della politica che se vendono i prodotti castagni d'Italia devono metterci l'etichetta da dove vengono e il DNA. Castagni Italia prodotte, perché sul discorso Marchi Italia ci stanno persone che hanno Marchi Italia e la roba che viene da questo. Io sono cioè, qui, io sono un no, di fatto, sono di questo è un altro problema. Non voce le ragioni, ma questo riguarda tutta l'agricoltura, arriva Marchi Italia del Latino e poi arriva la Cina. Ma dove vogliamo andare? No, dobbiamo la cultura generale degli italiani, di tutti gli italiani, perché devono sapere chi compra e chi vende. Cosa vogliamo fare? Dobbiamo andare in Cina noi. Io se sono in Cina io posso dire altro, praticamente nelle 600 ne vengo. Noi siamo vicini a chi so, a chi ha dato la nostra cultura, ci ha fatto crescere. Ottima idea dell'associazione dieta, che vediamo lo scambio di
il passaggio al chilometro zero, io non quello così, ma bisogna fare cultura. La televisione non mi sa mai parlare di questi problemi. No! No. Ma dai, è sono stretta per la vita dei critici, che sono subito tanto e le mie sensazioni. Ma dimenticare io mi chiedo scusa, un'altra cosa importante è qualità, non per me sociale, per una corruzione. Biologicamente sano, perché se no ti continuiamo a delicare. Io non voglio dire nessuno, io sono qui a parlare, non assumendo i miei la responsabilità. Ma la revisione fa interesse di altre situazioni. Allora, bisogna proprio ritrovare l'associazionismo. È fondamentale se vogliamo stare insieme e andare avanti, altrimenti saremo qualsiasi via. Quando a noi vengono pagati €1,50 di castagni marroni, e a livello nazionale praticamente diventano 4 euro, c'è qualcosa che non va in questo discorso. Chi ci marcia non lo so, non lo voglio sapere perché non spetta a me, spetta a chi doveva controllare le cose. Hanno fatto un astio ultimamente, e lo sanno. Quando hanno introdotto, quando bastava il potere superare il periodo della promozione industriale, non si vogliono più le castagne. Ce l'hanno fatta il Bruciano. Io penso 35.000 euro. Il controllo, questo non è il mercato, il controllo del mercato, di quote latte, quote castagne, si prendono di tutto, non c'è nessuno. Non posso usare nessuno, ma posso soltanto dire che si tratta, è stato fatto. Ma chi deve tagliare? Io devo tagliare. Io non ho le possibilità. Ma non siamo qui per questo. Allora, facciamoci un altro discorso. Se noi vogliamo competere nel mondo, dobbiamo innanzitutto avere un prodotto che sia sano, per eccellenza sano, evitando quei problemi di cui parlava la signora, perché i fitofarmaci e i pesticidi sono la rovina dei nostri figli, perché le carni ormonate e tutto quello che stiamo facendo mangiare, stiamo facendo diventare i nostri figli femminucce. Questo è vergognoso e nessuno lo dice. Per la logica del profitto, viene parlava la signora, noi dobbiamo riscoprire i valori della nostra alimentazione, i valori del nostro modello, e poi possiamo esportare all'estero i prodotti di buona qualità. E farcelo pagare. Esatto. Noi dobbiamo andare sui mercati americani, sui mercati del Canada, sulla Russia, degli altri della Cina, non me ne frega niente, perché non è che abbiamo mercati così tanti da rifare. Dobbiamo fare un prodotto di qualità, selezionato, certificato, con tanto di bello marchio, chiamiamolo voi, però la tranquillità è che è un prodotto sano, diverso dagli altri. E il nostro prodotto rispetto al Bucci del Benizzacchi ha un valore aggiunto. Bucci del Benizzacchi, oggi per questo compete perché si campa, altrimenti manco quello si può fare. E, ma noi siamo figli di nessuno, ma noi non abbiamo la disoccupazione. Gli agricoltori non hanno diritto a una disoccupazione, a un mancato legge, nulla di noi. Dobbiamo dare due lire. Io vi chiedo scusa, io vi ringrazio, possiamo stare aperti a tutti i discorsi, perché con Angelo abbiamo lottato per tutta l'Italia su questi problemi. Non si era lanciato il Dormus nel Lazio, è potuto fare le battaglie alla regione Lazio, ma che sapete che lo vogliamo. Abbiamo invitato il professor Arma a Valerano da lui, a casa sua, abbiamo parlato noi, perché altrimenti non c'è coscienza, c'è irresponsabilità politica, mi deve scusare con i politici. La politica non interessa, questa. Quando si vengono questione dell'agricoltura a parlare di cinghiali, di gare, del marchio d'oro, loro dicono questa cosa funziona, quanti voti ci può portare? Questa è la cosa reale. Quando parlano con il sindaco del paese, sinceramente se ne fottono del problema. Loro dicono ok, facciamo questa conferenza, quanta gente può portare e tra due anni quello che ci produce il lavoro. A noi ne interessa. Non è che si strappano i capelli a pensare al marchio dopo per la qualità o per la digestione sana. Questa è la cosa. Volevo. Posso dire. Come no? Non è un consiglio comunale. Sì, il posto è lo stesso. Io vi ringrazio e vi chiedo scusa. Certi momenti, certe esperienze, ho dovuto buttare 35.000 euro di raccolto fatto perché il prodotto non è stato assorbito, adesso ringraziando più, ho dovuto supportare la scorsa, ma guarda un altro no, chi sta lavorando ha fatto e allora siamo a ricerca del lavoro, ma quale lavoro cerchiamo? Se ce l'abbiamo lo dobbiamo sfruttare, ma che cosa abbiamo di genere? Non lo fai, ecco, lo parlo più, grazie. Perché non ti abbassano le quote, ti danno le quote in grigia. Io voglio stare in Italia, chi? Non puoi vedere di uno della Germania. Diamo parola a presente. Poi ieri sentiva la sindaca Castelletti di Passato, che era tutto su questa pandemia che si sta discutendo ciò che è movita per più anni. Prendo atto anche per la storia che abbiamo vissuto su questo tema.
che inizia a costruire un processo di convincimento su cose che abbiamo detto diversi anni fa. Piano piano ci avviciniamo a ragionare sulla modalità culturale, del discorso che riguarda l'utilizzo dei pesticidi. Tra 10 anni cosa si è fatta? Non sono ben giudicato, non sanno tutti. Però io credo che noi non possiamo continuare ad andare avanti in situazione innanzitutto di confusione, perché se parliamo dicendo cose insieme, credo che non raggiungiamo nessun obiettivo. Allora la domanda che mi pongo io da non da esperto, da voce, quello che avviene nella società, è qual è lo stato di salute del castagno oggi a Roccamonte, di qua a Roccamonte per il tanto tempo, come io credo che dobbiamo domandarci se questo castagno, questa pianta, è ancora malata o è guarita. Allora se è malata facciamo la diagnosi e dobbiamo provare finalmente, nonostante tanti sforzi, sono stati invece trovati tutta la federazione, finanziario e altri impegnati su questo, se noi siamo ad un punto che lo stato di salute della castagna è oggi accettabile. Ed è una domanda che mi pongo, perché le notizie che mi vengono in questi giorni, in queste settimane, dagli agricoltori, non sono affatto incoraggianti. Anzi, mi pare che stiamo con la condizione del campo, cioè che da tempo fa un passo indietro, probabilmente. Non voglio fare il profeta del malaugurio, voglio essere sempre un consumo ottimista. Allora io credo che noi definitivamente dobbiamo essere razionali e finire anche a volte di parlarci, ma di andare come il medico agisce nella direzione, voglio dire, di chi è medico, c'è il malato, fa la diagnosi e ci dice qual è la terapia. Forse il problema è stabilire chi è il medico, chi devono essere i medici che devono fare questo. E allora su questo noi sappiamo che qui ci siamo divisi molto, anche in Consiglio Comunale, sulla efficacia dei medici che sono stati accarezzati del castagno. E su questo non voglio entrare, perché poi vi inviterò, come puoi dire già tu, penserai di fare, su iniziative di Consiglio Comunale o altri convegni sui quali noi dobbiamo mettere un punto. Cioè dobbiamo uscire da una decisione e assumere una strategia che è vero che non interessa ai politici, ma noi dobbiamo ragionare per fare in modo che i politici li portiamo qui a discutere, voglio dire, di questi argomenti, a parte la Regione Campania, che io ritengo la prima responsabile, voglio dire, politicamente e istituzionalmente, di questo tema, dell'agricoltura e soprattutto della castagna. Allora detto questo, io vorrei da voi tecnici che state qui, che avete studiato, avete fatto progetti, progetto per esempio per compostaggio eccezionale, lo condivido, credo che come diceva Beniamino va solo valutato dal punto di vista del costo beneficio, perché il costo territorio è un territorio particolare, non è un territorio pianeggiante, non è un territorio agevole, qui bisogna capire che il costo per dire, e voglio dire è sopportabile rispetto al beneficio che abbiamo. E queste sono valutazioni che vanno fatte dopo. Poi si ragiona della certificazione, si ragiona del marketing, si ragiona del mercato, della globalizzazione, va tutto bene. Ma noi questo lo possiamo fare se abbiamo il prodotto, se abbiamo la castagna e se l'abbiamo in quantità tali da poterci permettere di ragionare come la cultura della castagna deve essere adeguata alla, rispetto alle tradizioni e rispetto alla ricerca che dobbiamo fare in questo settore. Perché la ricerca va fatta. Vedete, oggi l'agricoltura non è più una cosa che si fa, ve lo dico alla dottoressa con la quale abbiamo discusso più volte. Noi dobbiamo fare ricerca continua, cioè dobbiamo fare ogni giorno, noi dobbiamo collaborare con l'università, con il centro di ricerca, per capire ogni giorno come volte, questo avviene dovunque in Italia, dove si fanno produzioni di qualità e dove si fanno produzioni che oggi all'estero, per esempio mi riferisco io del Trentino, hanno assunto spazio di mercato in Europa, anche per piccoli debitori praticamente di notevole importanza. Allora voglio dire, tenuto conto che in Italia la castagna è così diffusa in vari territori, diciamo in varie regioni, la nazione, non è possibile che noi riusciamo a mettere insieme le regioni e il Ministero delle Politiche Agricole, perché la politica agricola in Italia è stata sempre, voglio dire, una cosa che abbiamo sognato, non c'è mai stata la politica agricola,
altrimenti saremmo oggi col PIL in un'altra condizione rispetto ad oggi. Detto questo, noi dobbiamo fare in modo questo è il compito di un sindaco, di un'amministrazione e della politica. Allora però dobbiamo stabilire come dobbiamo recuperare il prodotto, altrimenti se non abbiamo il prodotto, tutti questi discorsi che si sono fatti stamattina non servono a niente, purtroppo. Allora come verificare come qual è la malattia e stabilire qual è la cura, facendo studi, lavorando, voglio dire, sia da parte del Ministero dell'Ambiente, della Regione, dell'Ambiente della Regione e sia dell'agricoltura, perché sono due settori che devono camminare insieme, probabilmente aggiungendoci, passando per l'agricoltura, anche il discorso alimentare e non, voglio dire, gastronomico.